tutti ragazzi, bentornati e bentrovati sul canale di Times Gadget. Siamo qui all'IFA di Berlino 2017 allo stand Jabra, perché quest'anno Jabra ha lanciato e ha portato all'IFA di Berlino un interessantissimo prodotto. Si tratta delle Jabra Elite Sport, delle cuffie molto molto interessanti, davvero molto particolari. Chiaramente sono adatte e sono rivolte a un pubblico di sportivi perché sono perfette per fare sport, infatti sono IP67, quindi resistente all'acqua e polvere, non sono proprio adatte alle immersioni, però esistono molto molto bene all'acqua e chiaramente anche al sudore, perché comunque quando le portate con voi le potete sciacquare. Abbiamo due cuffie davvero molto leggere, guardate anche che molto bello il design, questo giallo e grigio, questo abbinamento di colori che devo dire è molto bello insieme. Chiaramente su entrambi le cuffie abbiamo dei vari controlli, il volume sulla parte sinistra e il play e pause sulla parte destra, abbinabili con lo smartphone, quindi possiamo ricevere anche le chiamate. Abbiamo i due pin interni, con i due pin nella cover, perché questa cover permette di caricare ben due volte le cuffie. Parlando di ricarica e autonomia, abbiamo due cuffie che durano circa 3 ore e mezza e possiamo caricare ben altre due volte. Il case è molto leggero, fatto davvero molto bene, è molto compatto, devo dire, guardate anche in mano, è molto contenuto come dimensioni. Qui davanti, quando le chiudiamo, possiamo andare a vedere che abbiamo due LED verdi che ci indicano che sono cariche le cuffie. Qui abbiamo un LED verde di ricarica che ci segnala invece che è carica la battery cover, quindi il case, la batteria all'interno del case. Porta USB, micro USB, cioè per la ricarica del case. Due cuffie che verranno lasciate in commercio, anche in Italia chiaramente, a 249 euro, quindi un prezzo non del tutto contenuto, ma comunque è davvero molto interessante, perché sono tratte due cuffie di buona qualità, di alta qualità, e soprattutto che garantiscono una certa autonomia. Oltretutto, parlando sempre di autonomia, prima che mi scordavo, un punto molto importante è che hanno la ricarica veloce, quindi in circa 15 minuti possiamo avere un 30, 40 o 50% di autonomia, quindi una buona parte dell'autonomia in soli 15 minuti. Caratteristica fondamentale per chi li utilizza spesso o per chi va a correre, o soprattutto anche per noi come lavoro e lo utilizziamo in viaggio, è una caratteristica fondamentale. Questa è una breve recensione, devo dire, di queste cuffie Jabra. Abbiamo già parlato con l'azienda per farci mandare un sample in modo tale da poterle testare e confrontare con altre cuffie che già abbiamo e stiamo testando, e quindi aspetteremo un sample più al più presto in modo tale da poter vedere con mano e poterle testare anche sul campo, anche per fare un po' di sport con queste cuffie e vedere come si comportano. Comunque, a primo impatto, davvero delle belle cuffie, un prezzo che diciamo si allinea con la concorrenza per delle cuffie di qualità. Ragazzi, per questo è tutto, mi raccomando, per qualsiasi altra cosa, per qualsiasi altra informazione o domanda, scrivetelo qui sotto nei commenti, sono sempre disponibile a rispondere, e poi chiaramente ci vediamo nella recensione completa per queste Jabra Sport Elite. Per questo è tutto, dall'IFA di Berlino, dallo stand Jabra, da Times Gadget, per Giorgio, buona giornata a tutti.